Dopo 5-6 giorni, quindi un breve passaggio per l'immigrazione. Erano 5-6 giorni a bordo, dura 12 giorni attraversare, perché ferma a Rio e poi fa 10 giorni a Barcellona. E dopo 5-6 giorni mi viene spontaneo, ma dico, stavo a sentire il padre Luigi, Veneto, sempre Veneto parla. Vedi, è 22 anni, ma hai detto che, non, che sei in Brasile, torni dopo 22 anni, non hai ancora detto una parola di portoghese. E lui dice, ma dove sei stupido te? In Veneto io me la vado. Ma vuoi che te dica, quando i miei superiori me la mandano in Brasile, nel Mato Grosso, in mezzo ai contadini, cosa c'è un bisogno di imparare il portoghese? E se era il contadino, sa quasi tutti i veneti. Quanti sono i migranti italiani? Dal 1850 al 1950, 100 anni, 30 milioni. Mio nonno paterno non è più tornato dagli Stati Uniti. E aveva lasciato mia nonna Rosa e due bambini, di cui uno diventa mio papà e l'altro mio zio. Vi rendete conto? Allora siamo a Barcellona con Cappuccini, pigliamo un tassista, regime. Alla fine siamo a Tibidabo, chi va a Barcellona va dal Tibidabo, c'è il Salesiano, questo è un santuario al Sacro Cuore, sopra. Tornando il tassista si ferma. Ci ho messo al muro, scherza, e dico al Cappuccino, cosa fa lo lui? Ma scherza, vai tranquillo. Ci ha detto qui, durante la guerra civile, dove voi cattolici avete distrutto un governo legittimamente democratico, eletto con il generale Franco, il golpe, la Chiesa, i cattolici. Due fratelli sono morti qui. Però ditemi un po', le guerre sono brutte, gli scopo. Come mai voi cattolici nello sparare nei plotoni di esecuzione, come mai quando sparavate? Fammi capire, diceva, come mai quando voi sparavate, uccidete, no? Gridavate, viva Cristo Re! Il cappuccino proprio un semplice, si è messo a piangere come un bambino, l'ha abbracciato. Scusa, perdono, perdono. Arriviamo a tavola, ristorante, vicino al porto, un tavolino, quattro gambe, simpatico. Fa, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Quattro, dico, come questo. In Spagna tre. Eravamo in regime dittatoriale, dove ho imparato cos'è la democrazia. Pensi, da un tassista a Barcellona. E io ero ancora chierico. E lui fa tre. Primo, la milizia di Franco, la falange, come Mussolini, la milizia di Mussolini. Esercito e padroni con l'esercito. Terza gamma, le pareti, la chiesa cattolica. E poi fa. E lo dico a voi, e il pueblo, e il popolo, non c'è. E allora, assenteismo, indifferenza, siamo così ridotti ormai, ma se manca il popolo, democrazia vuol dire demos, popolo, potere del popolo, tutti, vi rendete conto, se non c'è questa partecipazione, non c'è mai democrazia. Ecco dove bisogna ricominciare un nuovo modo di far politica. Sentirlo nel profondo, questo è. E allora, ancora una volta, cercate di partecipare. Dopo anni e anni arrivano gli itinerari, finalmente, delle, come si dice, delle rivoluzioni dell'America Latina. Che bello gli ultimi mani. Arrivo, oh, mi sono ricordato il tassista, una canzone di Tirimani, nel ritornello faceva, è quello, fu io! Ma sarà vencido!
questo è il punto centrale, che veramente ci ritroviamo veramente tutti su questa strada. E adesso, brevemente, perché non posso farne a meno, salvo un grande tema sulla pace. Io ho tradotto con la Fernanda Pivano, Fabrizio De André, l'enciclica di pace di Papa Giovanni, Pace Mendes. Lei è una grande latinista, voi sapete che le encicliche sono scritte in latino. Io con la traduzione della CEI e la Fernanda con latino, e leggeva, e io leggevo in italiano. Vi dico solo questo piccolo passaggio. C'è un passaggio che dice: chi dice di portare la democrazia con le armi, la traduzione della CEI dice è riduttivo. La Fernanda, ma non sa manco il latino? No, non lo sanno. E la traduzione in latino vuol dire questo: chi dice di portare la democrazia con le armi, alieno est ratione, che vuol dire pazzo. Quando ci fu la tragedia nella Siria, Don Bizzotto, che siamo in contatto, firma, chiediamo ai vescovi che dopo quella tragedia diano un segnale, che ritirino i cappellani militari. E va bene, Don Bizzotto, anch'io sono ottimista, abbiamo firmato. Dopo un mese e mezzo l'ordinario militare, anche lì povero Gesù, ci sono nel mondo 50 ordinari vescovi. Un vescovo che si mette in gradi da generale di corpo d'armata, cappellano dei cappellani, la risposta ci fu che l'ordinario, che era allora Bagnasco, l'attuale mio cardinale, va in visita alla Siria. Pensa, uno che deve annunciare Gesù con i gradi, ma come fanno? Ma il più stupido, il Vaticano suona il violino, sono tutti con tre lauree. Oh, tre lauree minimo, e poi fanno con le cazzate lì. Se rimane un vescovo che deve annunciare Gesù vestito da tutti loro, picchetto, come la russa, no? La russa, no, il ministro? Andava a dormire con la mimetica. E il grave arriva lì, poteva dire: oh ragazzi, siete in un bel pericolo, no? Vi ho portato i saluti. No, vi porto i saluti dell'Italia e della Chiesa, perché siamo fieri, perché siete in missione di pace. Menzogna, ma non si vergognano. Perché raccontare questa cucina? Ditemi se siete in guerra, basta. Ci vuole così poco. Poi la gente, adesso l'ultimo regalo.